Salendo dalle scale è possibile entrare dentro un mondo d'arte da scoprire ed amare. È lì, nelle sue sale, che la Pinacoteca di Ferrara ti racconta una storia intrisa di bellezza, aperta sempre al dialogo. Parlano i volti dei quadri antichi. Con chi li ascolta, li sa capire, ne coglie il fascino, dolce, incisivo, ne avverte attonito il quieto respiro e sa comprendere il triste destino. Il gesto accompagna i volti parlanti di eroi, guerrieri, martiri e santi. La mano dipinta nel suo movimento diventa la voce che parla al presente e stimola, scuote, promuove l'ingegno creando un flusso fecondo di idee che replicano l'arte dei grandi maestri. Lo scrigno prezioso del Museo dei Diamanti ti invita a conoscere e a comprendere l'arte. Visitare la Pinacoteca sapendo comunque la storia dei quadri che si andava a vedere è stata comunque una bella esperienza, un'esperienza che si dovrebbe ripetere negli anni, secondo me. Il quadro di cui vi parlerò è La Madonna con Bambino del maestro Dagli Occhi Ammiccanti. Ci sono numerose copie di questa Madonna. Hanno tutte un sorriso definito e cinetico, pseudogenetico, secondo Longhi, nel senso di arcaico, perché ricorda le sculture greche di Egina. Vieni anche tu, la Pinacoteca di Ferrara ti aspetta.